Buon salve pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Lego Harry Potter. Eccoci qua, ogni volta ho sempre il terrore di eliminare la partita al posto di caricarla. Non sono sicuro che magari ci chieda conferma o meno, fatemelo sapere voi, magari non provate sul vostro salvataggio, però insomma c'è sempre questo pericolo, ma ragazzi dobbiamo continuare la nostra avventura nel terzo anno. Ho comprato un po' di cose per migliorare le cose, ho un sacco di miglioramenti, ma ragazzi dobbiamo andare a vedere la giratempo con tutti i miglioramenti comprati, quindi bisogna scoprire che cosa ci daranno. I dissennatori eseguiranno il bacio dei dissennatori su Sirius. E questa frase è molto disitalianizzata. Sì, dovremmo fare qualcosa. Oh, Silente! Dovrebbe far male a Ron, quindi. Dobbiamo fermarli. Ma questa non è Hermione, non c'è Hermione qui. Potevano farla. Lui non ha detto niente, non ha fatto niente. Non capisco. Cosa misteriosa al tempo. Potente. Sai le regole, Hermione. Se avrai successo stanotte, più di una vita innocente sarà risparmiata. Buona fortuna. Però sarebbe stato più divertente se avessero usato tutto il dialogo completo. E Hermione qui non c'è lo stesso. Di che si trattava? E questa frase nemmeno ha senso. La professoressa McGranit mi ha dato una giratempo. Possiamo usarla per andare indietro nel tempo. Zon zon zon. La giratempo può essere usata ovunque vedi un grande scintillio giallo al suolo. D'accordo. Bene, ma non benissimo. Salve Ron, vorrei essere Hermione. Oh, salve. Un'altra cosa che abbiamo fatto è abbiamo cambiato gli abiti a Harry, credo. Dovrebbe essere un Harry diverso, non ne sono sicuro. Così come qui ci sono delle abilità speciali, credo. Però non ho ancora capito come si usino o non si usano. Quindi, insomma, lo farò più avanti. Questa è Hermione. Ci prendiamo un po' di monetozze, se possiamo distruggere il letto, non possiamo distruggere il letto, quindi andiamo a vedere un pochettino qua in giro che cosa c'è, vediamo di trovare delle cose belle. Oh, monetozze! Andiamo a distruggere ciò che è distruttibile e poi essere pronti. Sento un rumore di pozione. Per essere pronti, e dico pronti, a tornare dentro del tempo. Attenzione, per usare il giratempo manda Hermione al centro del cerchio. Tocca l'icona del giratempo per ferutare l'immagine e cappare. Sì, non voglio farlo ora. Bisogna essere pronti, ragazzi, stavo dicendo, per salvare Sirius Black. Mamma, mamma, mao. Ma prima bisogna dare fuoco un pochettino a tutte queste cose qui, perché sono importantissime. E soprattutto ci garantiranno, spero, o un cappellino o un mattoncino rosso. Vediamo un po'. O niente di tutto ciò. La tristezza. Veramente la tristezza, manca ancora una sedia, magari per quello? No, niente, nulla, nulla. Il nulla assoluto, non è che ci mi sono dimenticato delle torcette da qualche parte? No, che peccato, ci speravo tanto. Ma ora andiamo a preparare questa cosa, questa clessidra del miracolo. Vediamo un pochettino, Allora, siamo qui al centro. Devo toccare questa clessidra, presumo, e fare cosa? Non ho capito, la giratempo manderà indietro il tempo un bel po' in modo da accedere a dare oggetti indisponibili nel presente. D'accordo, va bene. Quindi ci prendiamo altre monetozze, ragazzi. Ah, altre monetozze con delle cose. Però ricordatevi, ragazzi, una chiave che prima non c'era. Ricordatevi assolutamente. Sì, lo so che la chiave apre quella porta. No, ha fatto perdere le monetozze qui. Ricordatevi che non bisogna farsi vedere, assolutamente. Ecco cos'è che vedevamo prima. No, c'è sempre... Ah, forse è la pozione, in realtà. Non è una pozione. Non va qui. Ma... era... il... non va qui. Non va qui. Era il rumore della caldaia, della stufetta, insomma, quindi... Nessuna pozione sta maltrattata per fare questo video. Un altro coso scintillante che ci regala. Ci regala delle monetozze belle loro. Questo non posso aprirlo, però. Chissà se cambiando questo
Io non capisco cosa sia. Se qualcuno lo sa come funzionano quelle cose lì, mi faccia uno squillo, un trillo, mi dica cose, perché veramente queste le ho aperte nel futuro, ma sono ancora accese anche nel passato, eh. Entriamo nella nostra fantastica avventura. Oh, Firobecco era nell'orto delle zucche di Hagrid. Andiamo! Ora se... però... No. È chiuso! Aspetta, c'è un biglietto. Promemoria. Trova dove Thor ha sotterrato la chiave di riserva. Ok. D'accordo, ma non voglio passare di qua. Voglio prendere le monetozze e distruggere tutte le cose. No. Oh, funghetto del cavolo. Cosa credi di fare? E soprattutto c'è un gufetto. Bene, è stato facile. Credo che abbiamo trovato la chiave. Ah, ok, ho trovato la chiave. Beh, ma io non volevo la chiave. No, non era la chiave. Oh, aspetta. È un barattolo pieno di occhi di Plimpli. Sarà meglio che continuiamo a cercare. Esattamente. Probabilmente ci serviranno un sacco di queste cose. Perché, boh, perché prima me lo faceva fare e poi no? Scusate, ma prima me lo faceva diventare verde e poi è diventato rosso. Ma era verde prima. Ma era verde, avete visto anche voi che era blu, cioè non verde, ma blu. Cioè, blu. Forse però, no, non volevo fare ciò. Forse però questa cosa qui magari mi... Allora, figlio di un figlio, mi cambia con queste cose qui? No, niente, non capisco. Forse cambia l'incantesimo qui? No, non so cosa serva. Assolutamente, siamo proprio ignoranti su questa cosa. Andiamo avanti, vediamo un po' di trovare qualche altra cosa. Salve, signor Hagrid, posso entrare? No, però posso trovare la chiave di riserva che è qui da qualche parte. Probabilmente al centro di questo affare. L'avevo visto, diventava... Eccolo lì. Oh oh, vedi che era lì allora. Che cavolo. Era lì al centro, però dobbiamo spostarsi. Anche qui non c'era niente. Altre monetozze. Altre cose. Attenzione, c'è qualcos'altro. C'è un gufetto del cavolo. No, un... Eccolo qui. Vediamo, che cos'è sta a fare qua? Non lo so, io continuo a prendere cose, prima o poi troveremo anche la chiave. Attenzione, c'è qualcos'altro anche qui. Siamo già un mago autentico, ragazzi, numeri uno. Dov'era il gufetto? Eccolo qua. Cos'è sta a fare qua? Un altro affare strano, siamo maghi autentici, le monetozze non ci interessano più di tanto. Qui purtroppo non possiamo entrare. Questo vorrei distruggerlo se fosse possibile. Andiamo avanti. Chissà se di qua non si può andare di qua. E vabbè. Ragazzi, però presumo che tutto ciò sarà a destra, perché quella stellina è a destra, quindi direi che dovremmo andare a destra. Aia, fa malissimo. Aia, sono le spine e fanno malissimo. Zack, figlia di una spina. Oh, eccoci qua. Andiamo un pochettino qui. Attenzione, quella cosa secondo me fa malissimo. Anche questo funghetto qua. No, in realtà non faceva nulla. Ma direi che... Vabbè, intanto ripariamo questa cosa qua. Poi c'è un altro gufetto che ce l'ha con noi. E attenzione, attenzione, gufetto. No, monetozze. Non volevo fare ciò. Gufetto che mi dà la chiave. Vabbè, era prevedibile. Attenzione, attenzione, un sacco di mostri ciattoli. Che però in questo momento stanno fermi e quindi ho tutto il tempo di riparare questo, salire qui sopra e prendermi le mie monetozze. Oh, monetozze che mi servono un sacco ora che ho scoperto che cosa posso comprare. Attenzione ai funghetti. Ok. No, via. Va bene, ok. No. Pelo. Che cavolo. Apriamo qui. Questo scrigno è chiuso. C'è un biglietto. Cibo per Firobecco. Non mangiare. Sì, ok. Mi serve un'altra chiave. D'accordo. Chiedo perdono. Andiamo qui dentro. Apriamo questa. Finalmente. Mamma. Ora bisogna cercare la seconda chiave. Ok. Ehi. È Macnair il boia, dobbiamo distrarlo. Come facciamo? Cos'era quello? Aspetterò qui. Dovrei usare il tuo mantello dell'invisibilità. D'accordo, va bene. Quindi clicchiamo su Harry. Ho detto clicchiamo su Harry. No. Ho detto clicchi.
Ok, ho detto clicchiamo su Harry, ora tac. Mantello dell'invisibilità. Andiamo di qua, prendiamo la monetozza. Speravo ci fosse qualcosa di utile, di... cioè, tipo di servevole. Direi che qua mi serve una pozione, quindi entrerò qui dentro e prendiamo prima questo, che lo mettiamo con questo e lo pestiamo. Pian pianino si sta pestando, si mette qui finché non diventa blu, bluet. Pluff, eccolo qui, ho sbagliato. No, non ho sbagliato. Poi prendiamo questo, lo dobbiamo martellare. Lo mettiamo qui, deve diventare bello giallo. Ecco qua. Poi andiamo a prendere questo terzo ingrediente, lo andiamo di nuovo a pestellare, pestellare, con piccoli movimenti concentrici. Lo buttiamo qua dentro finché non diventa di uno strano rosso inquietante. Per poi andare a prendere l'ultimo, che però devo aspettare che me lo indichi lui, come se io non fossi in grado, e lo tagliuzziamo dall'alto al basso. Eccoci qua. Che però ogni tanto non si taglia questa cosa qua. Il coltello non è affilato, se vedete bene. Vedete che non è affilato. Potete togliere il dito e rimettere il dito all'infinito. Eccoci qua. Che diventerà di un bellissimo verde turchese o non so che colore sia. Abbiamo finalmente la nostra pozione. Quindi ragazzi, ora che abbiamo la pozione, possiamo andare qui, infilare sta roba qui e... un funghetto. E ok, quindi... boh, farò esplodere il funghetto e me ne vado. Oh no, non mi dire che devo... ah, ok, per fortuna non devo rifare la pozione ogni volta, cioè mi ammazzerei, sono, cioè, tipo, che palle. Ci vuole già troppo tempo, per i miei gusti, però, insomma, ok, d'accordo. C'è qualcuno qui? Eh sì, c'è qualcuno qui. Sì, c'è qualcuno qua, ci sono io qui. Sono qui, salve. Salve, ora esplode, guardi che esplode, ragazzo. Oh mio Dio, è esploso! Attenzione, magia! Sì, guarda, ora faccio esplodere anche questo. E nel mentre che faccio esplodere questo, mi metto qui nascosto. Oh no, cosa succede qua? Ecco qua, sì, ce l'ho fatta. Ciaone. Non ho letto, peccato, mi dispiace. Buon lavoro, Harry. Quello dovrebbe tenerlo lontano da noi. Puoi togliti il mantello adesso. Dobbiamo slegare Fierobecco e guidarlo lontano da qui. Ok, missione completata, torniamo a Hermione che è più bella e più brava di noi. No, non volevo fare ciò. Attenzione, c'è qualcosa qui. No, scherzavo, non c'è niente qui. Signor Fierobecco? È legato al balo, dovremmo romperlo. D'accordo. Non me lo faccio dire più di una volta. C'era una chiave appesa al palo. È il suo cibo. Sì, d'accordo. Permessico. Signor, sì, lo so che devo andare lì, ci stavo già andando. Ci stavo già andando. Oh, eccoci qua. Andiamo a prendere il cibozzo per Fiero Beccozzo. Oh, sì, apri qua. Mi dia il cibo, per favore. Grazie, cibozzo. Sì, Fiero Becco vuole il cibo. Ah, fa già da solo. Ok, va bene, meglio, molto meglio così, non devo fare fatica. Pensavo di dover andare fin là e fare tutto a zero, d'accordo. Formidabile. Andiamo a nascondere Fierobecco nella foresta proibita. Viene con noi o... no, fa tutto da solo. Oh, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non cosa. C'è un lupo mannaro. Che in realtà è Lupin. Dobbiamo trovare qualcosa per distrarre Lupin. Forse Greta Stinky o Edwige possono aiutarci a trovare qualcosa? Greta Stinky? Cioè, capisco Edwige che mi dà queste cose qua. E come sempre è stato, ma Gratta Stinky cosa fa? Non mi è mai comparso l'icona del gattino. Però tanto meglio così. Insomma, distruggiamo tutte le cose. Andiamo a cercare. Oh, attenzione, c'è qualcosa anche qua. Oh, un secchiozzo. Cioè, un secchiozzo. Uno scaffalozzo. Un baule. Oh, ma quello è un coso. Io voglio arrivarci lì. Sì, salve, anche lei da queste parti, mi può dire come raggiungere quell'ombrellino? Una pipetta, che cos'era? Oh,
Attenzione, un altro affare strano. Ci sono tante cose strane in questa foresta proibita che non riesco proprio a immaginarmi. Aiuto! Questo è una rampa per salire. D'accordo. Attenzione, c'è qualcos'altro che mi fa vedere le cose qui. Eccoci qui. Però questo non lo posso aprire, purtroppo. Maledetto me. Questo non ci posso andare. Crescerà dopo aver fatto cose. Per Messico, io salgo di qui, io salgo di qui, mi prendo. No, non volevo cadere. Ecco, sono caduto. Molto problematico. Non potrò mai più risalire di lì. E prenderò questo che lo farò salire. Ma magari devo salire con lui sopra, forse. No, scherzavo. Per Messico, mi dà qualcosa di buono lei? Sì, delle scale, aggiusta scale, reparo. Abbiamo riparato anche queste fantastiche scale, eccoci qua. Però ci andiamo dopo sulle scale perché qua sotto, secondo me, c'è qualcos'altro di interessante. Torniamo a Hermione che è più furba. Oh, eccoci qua. Un fungozzo gigantesco. Badabum, badabum, badabum. Ah no, scusate, non va colpito, ma va. Oh no, va trasfigurato, che palle. Odio la trasfigurazione. Perché è noiosa. Noiosissima. Ah, andava lì, proprio l'unico pezzo che non avrei messo. Però una volta che uno capisce, il resto è facile. Cosa dovrebbe assomigliarmi sta fare? Niente. Salve, signor funghetto, cosa succede? Oh, cosa rotta? Ah, no, è aggiustata, già, meno male. Pensavo fosse rotto e mi stavo preoccupando. Per Messico di qui, per Messico di qua. Parapunz, parapunz, parapunzazza. Ecco, lo sapevo. Oh, non ci prova, non ci prova. Tac, tac, tac. E non ci prova, non ci prova, non ci prova per niente. Tac, tac. Dagami questo affare qui. Salve. Salve. E vabbè, però io l'ho fermata, però, scusi, Salve. Salve. Si becchi questo e anche quest'altro, grazie. Il gufetto mi vuol dire qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovissimo. Nuovissimo il... no, il coso che fa malissimo. Quindi ho trovato questo e c'è in realtà anche un oggetto nascosto qua sotto. Vedete che c'è anche quest'altra cosa da fare. Con l'occhiettino. Oh, ci troviamo una scala nascosta. Bene. Poi però salgo di qui. Salgo di qui. Salgo di qui. Ah no, e torno indietro. No, ragazzi, c'è da fare prima la scala. C'è da fare prima. Non si può tornare indietro. Bughissimo il bug che fa malissimo. Direi che non si può tornare indietro. Ok. Scusate, non volevo farlo. Vi chiedo scusa. Vi chiedo umilmente scusa. No, 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 no. Che cavolo, troppi funghetti. Scusi, scusi, non volevo fare questo, ragazzi. Le chiedo umilmente perdono. Oh, mi prendo tutte le monetozze. Ne ho saltata una, ma tanto. Oh, attenzione. C'è un pezzo di grammofono vicino a quegli vicino a quei cosi, insomma. Gli Horcrunkl usualmente mangiano insetti, vero? Sì, e le falene svolazzanti ne sono attratte dalle fiamme. Sì, va bene, d'accordo, diamo fuoco a queste cose. Questa cosa tutta ne nel libro non esisteva, eh? Che cavolo. Sì, gnammi, prendiamo le cose. No, monetozze. Monetozze di qualità. Diamo fuoco a tutta la foresta perché siamo... Dei pezzenti. Salve. Salve. Vorrei farle vedere che ci sono delle falene qua. Cibo, cibo, cibo. Datemi del cibo. Sì, mentre quello si prende il cibo, io mi prendo questa cosa strana e me ne vado. Ok, due pezzi su tre del grammofono. Non so quando ho preso il primo in realtà. E né a cosa diavolo mi serve un grammofono. Però, insomma, meglio così. Questo l'abbiamo sedato. No, le monetozze le ho perse. Andiamo giù di qua appena in tempo, in realtà. Oh no, salve. Salve,
Salve, lei è l'elfo che... l'elfissimo che fa malissimo. Anche lei è un elfo. Signore elfo, lasci stare, lei è un troll, cos'è? Non lo so, ma io le faccio male. Le faccio male perché sono Hermione, la signorina che fa male lì. Ah, no, 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 scusate, scusi, scusi lei. Scusi, ho detto, scusi lei, mi fa mica vedere cosa... Scusi lei, mi fa vedere cosa c'è qui, grazie. Posso salire qua sopra? Posso salire qua sopra? Ok, ma potevo farlo prima di salire qua sopra. Ragazzi, mi sto innervosendo un attimino per... Mi sto un attimo innervosendo per... Oh, ecco qua. Prendiamo ciò che c'è qua sopra che è... Monetozze e una figurina dei maghi e streghe famose. Pensavo qualcosa di avere qualcosa di meglio. Peccato. Mi serve Harry per fare sta cosa. Credo. No. Non capisco. Ah, sento dei sibili. Scusate, non avevo visto. Chiscia catiscia pariscia patuscia. Fammi vedere la catuscia. Non ho fatto niente, però vabbè, pazienza. Salve, trasfigurazione. Oh no, la trasfigurazione. Allora, trasfigurazione. Direi che va così, no? Ah, questo andava bene così? No. 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 Assolutamente. Oh, sì. Assolutamente. Absolutely. Oh yeah. Grazie mille. Permessico. Grazie. Con piacere. È stato molto piacere mentre l'aiutavo a fare questa cosa qui. Questo livello sta durando veramente, veramente un'eternità, ragazzi, eh. Vorrei salire su di qua. Vorrei cortesemente salire di qua. Poi salire di qua. Poi salire di qua. E poi andare oltre. Vorrei sapere cosa è servito a parlare serpentese perché non me lo sto immaginando. Mentre vorrei cortesemente smangiucchiarmi tutte queste cose mentre il mio gufetto... signor gufetto? Signor gufetto? Ah, salve signor gufetto! Mi dia una torcia! Oh sì, quello lì ora mi farà cadere il terzo pezzo di grammofono che non si sa per quale motivo sta lì. Presumo? No, in realtà mi fa riparare una cosa a caso che sarà qualcosa di utilissimo per salire di lì. D'accordo, grazie. Lei è il grammofono che fa malissimo. Questo me lo prendo e questo me lo prendo. Andiamo avanti di qua. Saliamo qui sopra per poi salire qui sopra per poi prendere tutte queste cose. Oh, c'è qualcosa di nascosto. Qui ho un coso strano, un baule. Lei è il baule che fa malissimo. Che cosa ci sarà qua dentro? Il pezzo del grammofono? No, delle monetozze. Ok. Salvi. Potete andare sopra questi elf cosi orrendi? Salve. Io la faccio cadere e poi la distruggo. Salve. Io la faccio cadere e poi la distruggo. Senza farla cadere perché sono un pro. Questo non posso farlo. Peccatissimo. No, mi sa che questo era necessario proprio quel coso. Lo faremo un po' più avanti quando finiremo il gioco. Con tutti gli incantesimi del caso. Ci manca ancora un anno di incantesimi dopo tutto. Salve, io vorrei buttarli a terra. E ora che vi butto a terra vi distruggo perché sono figa, sono Hermione e so fare tutte cose belle. Permessico, non volevo fare tutto ciò. Andiamo avanti. Ora... limite del dolore. Il dolore di Hermione. Hermione! Andiamo avanti, ragazzi. Oh, mamma mia. Devono esserci altri pezzi di grammofono qui intorno. Sì. Controllerò nei cespugli. Ah, vabbè. Nei cespugli è anche facile. Non dobbiamo fare troppi casini nei cespugli. Oh, grammofono. Ecco fatto. Ce l'abbiamo fatta. Ora bisogna recuperare le... Ah, il grammofono è per far rumore e far... Prendere coso, presumo? Il senso non l'ho capito. Però l'unica spiegazione è proprio quella. Cioè che nel senso grazie a quello ora Lupin non sarà più boh, distratto, cattivo, non lo so.
Andiamo un po' a vedere che succede, ragazzi. Allora, abbiamo costruito un grammofono, lo facciamo partire, usiamo l'altoparlante. Ah, ho capito, per prendere il lupo, ma così è da noi il lupo. Ha ottenuto la sua attenzione, sarebbe meglio non gironzolare. Sì, scappa da Lupin, sì, ci scappo molto volentieri. E devo scappare di qua, spero. Boh, io scappo. Oh no, ci stanno seguendo, credo, a quel genere, lo spero, anche perché sembra siamo intrappolati qui. Sarà meglio cominciare a cercare allora, non credi? Se solo avessi letto il primo capitolo, il primo suggerimento, attenzione, una pozione, attenzione, battaglione e salve, 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 arg! Il fertilizzante dello sterco di drago sta facendo crescere le foglie di ninfea, ok, se diventeranno abbastanza grandi potremo starci sopra, sì, sì, d'accordo. Sembrano abbastanza robuste. Andiamo. Salve. Sì, lupetto. Sì, lupetto. Non mi interessi, lupetto. Potrei andare di qua, grazie. E per poi andare di qua, grazie. E per poi andare di qua, grazie. Prego. Preghissimo. Oh, che palle. Ora possiamo neanche vedere dove stiamo andando. Che bello. Facciamo la stellina. È un incantesimo che odio, questo. E soprattutto il momento in cui non ci si vede niente, perché veramente mi viene tipo da... Ecco, è tornato Lupin. Lupin, Lupin, l'inafferrabile. Ah, Lupin, Lupin, incorreggibile sei, oh maledetto Lupin. Maledetto Lupin, Lupin, Lupin. Bene, non posso fare nulla qua. Salve, salve, non vedo niente. Non era di qua la strada giusta. Salve, salve, permessivo. Permessivo, permessivo, devo andare. Ehi, devo andare, tutti i cespugli sono la strada giusta. Ho deciso che è così. La strada giusta sono i cespugli. E non è vero, la strada giusta non erano i cespugli. Permessivo. Maledetto, maledetto, la strada giusta era i non cespugli. Presto, solleva questa roba. Fai così. Fai cose. No, pure questo, ci mancava pure questo. Cosa ho preso? Non lo so. Aiuto. Non di qui. No, ho sbagliato. Aaron. Un carmelo, no, 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 che cazzo. No, maledetto. Non mi dite. Oh, ok, non mi devo ricominciare da capo perché sennò mi sparavo piuttosto. Cioè, tipo, oh mio dio. Poi devo andare di qua, presumo. No, forse no, devo prendere. Aiuto, 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 aiuto. Salve. Salve, infatti, non era di qua, dovevamo andare. Ma di qua dove c'è questa cosa strana? No, non volevo fare ciò. Salve, salve. C'è da prendere qualcosa di nascosto. Vorrei farlo in fretta. Sì, salve, mi dica, devo distruggere giù. Va bene, l'ho fatto. Mi apra questo affare presto. Dimmi che c'è una chiave. No, delle monetozze che non so cosa farmene. Aiuto. Facciamo questa cosa. Ma ragazzi, eravamo a zero all'inizio delle monetozze, cioè si ricaricano da zero ogni livello, perché qua abbiamo fatto veramente un sacco. Oh, dissecca così. Oh no, ci stanno uccidendo. Tu non sai farlo. Oh, sono un cervo io. Cioè, non sono un cervo, ma sono un patronus a forma di... Oh, che bravi che siamo. Mamma, mamma, mamma. Silente. Dal nulla. Con il boia e Cornelius e... Ah, questo è un... È un dissecacoso, è un coso e... Tac, ragazzi. Mamma, mamma, mau. Abbiamo preso un sacco di monetozzi. In realtà sì, 500.000 erano solo quei livelli, perché ora siamo a 1.218. Un solo cappellino, una figurina. Abbiamo preso la professoressa Kuman, credo. Mamma, mamma, mau. Usciamo di qui. Ragazzi, oggi video molto, molto lungo, per farmi perdonare per il video molto, molto corto di Harry Potter Hogwarts Mystery. Non perdiamo altro tempo, per oggi è tutto. Che altro dire? Mi raccomando di lasciare un mi piace se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale per altre fantastiche avventure di questo Lego Harry Potter e di tante altre cose potteriane. Vi ricordo che è uscito
la ricetta del chocoran, andatela a cercare, la trovate in fondo al video. Per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale. Fatto il misgatto, non un gatto, mamma!